Re Carlo Stato è costretto a mangiare un cibo che sembra tutt'altro per reali. Una pietanza che a vederla fa paura per quanto è spaventosa. Carlo è dal 2022 il nuovo re d'Inghilterra. È asceso al trono dopo la scomparsa di sua madre, la regina Elisabetta, che è avvenuta a settembre dello stesso anno. Un anno dopo, è stata celebrata la sua cerimonia d'incoronazione. Il 6 maggio del 2023, all'Abbazia di Westminster, sia lui che sua moglie, Camilla, sono stati protagonisti di una cerimonia che li ha proclamati re e regina del Regno Unito. Re Carlo è stato infatti unto con l'olio sacro, gli sono stati consegnate le regalie, ovvero una serie di oggetti da indossare durante le cerimonie di Stato, e si è così svolta la sua cerimonia di incoronazione. La cerimonia di Camilla è stata invece più breve. Proprio per la solennità del momento, lascia increduli il pensiero che Re Carlo abbia dovuto ingerire qualcosa di così insolito e ripugnante. Tuttavia, la tradizione lo impone, dato che si crede che mangiarla porti fortuna. La cosa però lascia davvero perplessi. Altro infatti che cibo da reale. Quello che ha mangiato è davvero rivoltante. Una torta rivoltante. Sembra che la tradizione di mangiare questo disgustoso alimento sia secolare. Come riporta Vanity Fair, pare risalga addirittura al Medioevo, grazie alla città di Gloucester, che aveva fornito al nuovo monarca questo orribile pasticcio. Il cibo in questione è infatti un particolare tipo di torta, che viene farcito con un alimento tanto disgustoso, quanto ripugnante. Purtroppo però non manca mai durante gli avvenimenti importanti di corte e soprattutto durante le incoronazioni, proprio perché sembra che porti fortuna. Anche al momento dell'incoronazione della regina Elisabetta è stato infatti servito. E così anche quando c'è stato il giubileo. In pratica non manca mai in questi momenti così importanti. La Lamprey Cake, la spaventosa torta con la lampreda. Ma cos'è questa torta così spaventosa? È la Lamprey Cake, una torta che viene farcita con la lampreda, un pesce che somiglia all'anguilla, ma che fa molta più paura. Ha il corpo di un serpente, i denti aguzzi e una bocca a forma di ventosa. In pratica è qualcosa di davvero orripilante, ma che non manca mai nel menù previsto per il giorno dell'incoronazione. Considerando però che l'animale è in via d'estinzione, non si sa in realtà se al momento dell'incoronazione di Carlo, è stato trovato, dato che al momento è introvabile in Inghilterra. Quel che è certo, è che fa davvero paura.